Molto, molto lontano, in una zona magica del mondo, c'è un posto speciale. La piccola cittadina di Warrnambool, che i pinguini minori, i pinguini più piccoli al mondo, chiamano casa. Il loro nido si trova sui promontori rocciosi di Middle Island. Per anni gli abitanti della città hanno percorso lo stretto canale verso l'isola per vedere migliaia di pinguini minori tornare a casa la sera. Perché i pinguini portavano un tocco magico alla città. Ma una sera le volpi scoprirono che anche loro potevano raggiungere l'isola. E nel giro di pochi anni, non rimasero che pochi pinguini. Non c'era niente che si potesse fare per salvarli. Spaventoso. Soprattutto per i pinguini. Jack! Zoe! Quanti pinguini sono rimasti? Lascerò che sia vuoto il messaggero funesto. Emily, lo sai che i numeri non sono dalla nostra parte. Buongiorno, Emily. Mi dispiace, io... Ne è rimasto qualcuno. 20. Ma come? Scusi, li ha appena contati. Forse qualcuno è già andato via. Zoe li ha contati all'alba, prima che andassero a caccia. Sono 20. Se penso che erano tantissimi prima. Che peccato. Magari si nascondono per proteggersi. Teniamo le volpi lontane per un po'. E come? Con le pistole tranquillanti? Sì. Hanno funzionato alla grande. A dire il vero me la cavavo bene finché le volpi non hanno imparato a nuotare. Ascoltate, effettueremo un sopralluogo fra 2 settimane. Per mantenere lo status di colonia vi servono 10 pinguini che stiano qui in pianta stabile. Di questo passo... Signor Watt, Paul, la prego. Conosceva mia madre. Questa colonia era tutto per lei. Io non posso deluderla. Per favore. Per questo mi sto opponendo al consiglio da così tanto. Mi dispiace, Emily. Se il prossimo mese troveremo meno di 10 pinguini, non sarà più una colonia, ma un ammasso di rocce. E adesso che facciamo? Se la situazione non cambia, direi che siamo disoccupati. Con la scomparsa dei pinguini minori... sembra che anche la magia di Warrnambool stia scomparendo. Le uniche speranze della città sono riposte in un allevatore di galline e nel suo bizzarro cane. Solo che loro ancora non lo sanno. Oh sì! Non c'è niente di meglio di una bella doccia gelata per iniziare la giornata rilassati. Delizioso! Buongiorno, Missy! Giotto, la colazione! Giotto, vieni subito qui, dove sei? Togliti da lì! Quante volte devo dirtelo, pazzo di un cane? Ecco, questo è il tuo cibo. Aspetti coltello e forchetta, forza, mangia!
D'accordo, tocca a te fare la doccia. Sei l'unico cane maremmano in tutta la storia che non è capace di proteggere delle galline. Come me lo spieghi, eh? Dammi un motivo per cui non dovrei venderti al miglior offerente. Non ci guadagnerei molto, eh? Ecco, questo è un buon motivo. Tu sei ancora in punizione. Quindi resta qui, d'accordo? Io vado a prendere Olivia. Ah, e non distruggere niente. E se dovessi farlo, incolla tutto così non me ne accorgo. Altro giro, altra corsa. Ho detto resta qui. Sei un vero sciocco se pensi che ti porterò con me. Oh, d'accordo. Dai, muoviti avanti, spostati. Fatti più in là. Tieni giù la testa e la bocca chiusa. Mi sono stufato di pagare per le tue bravate. Spostati, dai. Sei pronto? Ora si parte. Mi piace davvero tanto per i pinguini, Olivia. Sono certo che la tua mamma e la sua squadra stanno facendo tutto il possibile. È davvero brava. Però, sai che ti dico? Così abbiamo modo di legare tra noi. Giusto? No? Forse no. Ecco qui. Olivia, abbiamo i minuti contati. È ora di preparare lo zaino per la scuola. Lo zaino è sul tavolo. Ah, oh, ma certo che l'hai preparato, certo, perché tu sei matura, sei un'adulta. Quanti anni hai? Ne hai 30, 35, 36? Ho 9 anni. Lo so, stavo scherzando. Scherzavo. Volevo aspettare che tua madre tornasse, però mi sembra il momento giusto. Ok, allora, questo è per te, per ringraziarti di essere così gentile. La crosta la vuoi oppure no? Io la tolgo sempre, la tolgo anche a te? Grazie. Beh, ho saputo che adesso le portano tutte. Perché dovrei essere come tutte le altre? Hai ragione. Tua madre mi ha detto che sei un anticonformista e no. Ciao, Emily. Ciao. No, va tutto bene. Vero? No, noi ci stiamo divertendo un sacco. Non ti preoccupare. Cosa? Tuo padre? E quando? No, hai detto che non è mai puntuale. Chiamata per Olivia, arrivo previsto tra 10 secondi. Ricevuto, nonno, esco subito, passi e chiudo. Devo andare. È arrivato ora, che faccio? Ecco la mia piccola Olivia. Nonno, prendimi in braccio. Facci piano, non posso più prenderti in braccio, sei troppo grande, ormai mi farai cadere. Ogni giorno tu diventi sempre più gigante. Nonno, lo sai che non puoi portare sotto in città? Oh, dai, vattene. Ti ho visto? Esci subito. Ora entro e ti trascino via per le orecchie. No. Andiamo, stupidone, vieni fuori. Zitto. No, la cravatta. Che cosa vuol fare questa? Avanti, lasciala. Non la vuoi mollare, eh? Ti ho detto di lasciarla, forza! Ciao! Ciao! Dove sei stata? Lasciala! Ciao, mamma! Ciao! Mi dispiace tanto. Alla fine è stato un vero casino, purtroppo. Non preoccuparti. Il tuo casino mi piace. Andiamo. Come andiamo? Adesso? Sì, oppure entrerai in casa e allora sarai in trappola. Faremo in fretta, non preoccuparti.
Ciao papà. Che dici, vogliamo andare allora? Salve, è Bradley Slater, ci conosciamo. Papà, Giotto non può stare in città. E se facesse come l'ultima volta? Beh, qui non siamo in città. Il tuo giardino ha lo steccato. Abbiamo tutti tante cose da fare. Io devo andare alle prove per l'inaugurazione. Quindi, arrivederci. Lui che ci fa qui? Sono dovuta andare al lavoro presto. Bradley ci ha dato una mano. Hai fatto la brava? Oh, praticamente siamo migliori amici. Andiamo allora, muoviamoci. Sali in macchina. Ha solo dato una mano, eh? Davvero? Quindi tu e Mr. Turismo? Sai, lui mi piace. Sembra che le mamme single non lo spaventino, quindi non rovinare tutto, ok? D'accordo. Non sono affari miei. Bene, andiamo. Parti, Betty. Forza, tesoro. Metti la lingua a sinistra. Troppo lontano. Ora a destra. Niente. Prova a sinistra. No, ora al centro. Più in fuori. Sì, linguaccia centrale. Andiamo. Questo Bradley, che tipo è? Voleva comprarmi con delle scarpe. Che Dio ci aiuti. Ricordati, se hai bisogno di qualcosa, io sono sempre... Giotto! No! Cavolo! Senti che puzza! Che schifo! Una puzzola gli fa un baffo! Mamma mia! Accidenti, Giotto! Non si fa! Ciao, piccolino! Borgo Marinaro è una priorità per la mia iniziativa turistica. Abbiamo i costumi, gli attori e una balena franca australe. Ragazzi, grazie di essere in orario. Venite, seguitemi. Avanti. Più su. Mettetelo qui. Più su. Questo è il pezzo forte di tutto lo spettacolo. Ci siamo. Funziona bene? Ci sono solo due proiettori al mondo come questo. Non sai i favori che ho dovuto chiedere per averlo. Come dicevo, lo accenderemo e poi proietteremo il nostro film sulla fontana di Nebbiolina. La folla impazzirà, glielo garantisco. E dopo, sindaco, saremo definitivamente operativi. Aspetta, Jack! Dai, sbrighiamoci! Divertitevi, buongiorno, ragazzi, e buona giornata! Salve! Ciao! Ah, eccoci qui, è in orario per giunta. Giotto, ci vediamo quando vengo a prenderti. Che cos'hai? È stato ucciso un altro pinguino della colonia questa notte. Ecco perché mamma non era a casa. Ah, ora capisco. Ormai non sa più cosa fare, ha provato di tutto. Sai, credo che la mamma troverà una soluzione, come sempre. Ciao, Olivia! Ciao, Ehi, c'è un tuo amico. Ci vediamo dopo la scuola. A dopo. Gatto! La cintura! Non perderlo d'occhio! Reggiti forte! Riesci a vederlo? Eccolo! Facendo immersione. Oh!
domani mattina tutti gli abitanti di Victoria parleranno della città di Warrnambool. Servizio, Giotto è scappato di nuovo. Giudice Burns, potrebbe mandarlo in una scuola di addestramento. Signorina March, questa è la terza volta che Giotto si caccia nei guai. Purtroppo siamo costretti a prendere dei seri provvedimenti. È ovvio che questo cane è pericoloso. Ma Giotto non è affatto pericoloso, è solo un po'... ficcanaso. Tutto qui. Vostro onore, vorrei solo dirvi che l'iniziativa turistica è sfumata, a meno che Giotto non rimanga qui con noi. Purtroppo quel cane ha rovinato tutto. Esatto, lo so questo. Ed ecco perché non voglio che faccia altri danni. Possiamo anche rinviare l'apertura. Non è certo un problema, ma la stampa è in città. E non c'è nessun altro borgo marinaro al mondo che possa attirare il circo mediatico quanto la storia di un angelo dal cuore spezzato. Una bambina che ama il cane con il quale è cresciuta. Comunque, vostro onore, la decisione spetta a voi. Immagino che in ogni storia ci sia bisogno di un cattivo. Il signor Slater effettivamente non ha tutti i torti. Sì, è così. Ultima possibilità, signor Marsh. Giotto rimarrà confinato nella sua fattoria e se proverà a mettere anche solo una zampa all'interno dei confini della città, per voi sarà la fine. Sono stato chiaro? Sarà la fine. Sì. Il caso è chiuso. Devo ammettere che quello scemo di Bradley ha coraggio. Ma come fai ad essere così antipatico? Poteva andare molto male. Cerco soltanto di essere positivo. Perché sei così arrabbiata? Dai, abbiamo superato situazioni peggiori di questa. Papà, senti, te l'ho già detto. Se solo mi avessi ascoltata stamattina. Andiamo in macchina. Dai. Ciao, piccola. Ciao, nonno. Papà, i pinguini sono quasi estinti. Se diventeranno meno di 10, il consiglio ci farà chiudere. Quelli sono dei burocrati, non sanno nemmeno riconoscere una finestra da una porta. Non si tratta di loro. La natura sta seguendo il suo corso. Nessun pinguino, nessuna colonia, il che vuol dire nessun lavoro. E qui non c'è niente da fare per me. Io ho Olivia a cui pensare. Lotterò per i pinguini, ma devo anche pensare a cosa succederà. Ti dico io che succederà. Entrerò lì e dirò a quegli imbecilli, no, che farebbero meglio ad occuparsi. Papà, ora smettila. A meno che tu non riporti qui i pinguini, basta. Direi che hai fatto abbastanza per oggi. Sorriso? Finalmente! Se ti svegli presto al mattino, puoi vederli scendere giù dalle rocce per andare a pescare. Anche se le loro avventure marine li portano molto lontano, non dimenticano mai dov'è casa loro. Perché dipendono l'uno dall'altro. E quando la sera vanno a letto, marciano tutti insieme. Thank you.
anche se le loro avventure marine li portano molto lontano, non dimenticano mai dov'è casa loro, perché dipendono l'uno dall'altro. Qui giù, piccolino. Oh, ma tutto bene, ci penso io. Cosa c'è? Ah, te la sei vista con una volpe cattiva. D'accordo. Ora ci penso io a te. Allora, giovanotto, diamo un'occhiata. Giotto, esci, ho un giocatore infortunato qui, vai fuori. Che testone. Ti abituerai a lui. Torniamo a noi. L'ho visto con le galline e l'ho visto con gli umani. Quindi deve essere lo stesso anche per i pinguini. Se sei ferito, le ragazze non ti faranno la corte. Brutta notizia se cerchi una fidanzata. Non la troverai. A meno che non guarisci per bene. Visto? Non è stato doloroso. Sei proprio un bel pinguino, lo sai? Ti dimetto dall'infermeria e ti porto in convalescenza. Bravo, pinguino. Bravo, pinguino. Vieni, andiamo a dormire adesso. Succede? Ma che... Giotto, resta qui, vado a controllare Missy. Cosa c'è, Missy? Cosa hai visto? Avrebbe mai immaginato. Non posso comunque usarla, Missy. Deve rimanere qui e prendersi cura di voi. Eh? No, care, no, può funzionare. Se salviamo i pinguini, tutto tornerà esattamente come prima. Giotto, in fondo, è portato per questo. Lui è un cane maremmano, è quello che dovrebbe fare. E poi i pinguini non sono altro che galline in smoking. Sì, lo so, Barbara, è rischioso, è sempre Giotto. Sapete, se le cose vanno male è finita per lui. Sì, ma se funziona e Giotto riesce a guadagnarsi un pochino le simpatie del consiglio, allora siamo a cavallo, giusto? Ho ragione? D'accordo, d'accordo. Grazie, grazie dei consigli. Eccoci qui. Hai gli occhi chiusi? Sì. Va bene, tienili chiusi. Sono chiusi. Sono ancora chiusi? Sì. Ah, va bene, aspetta un minuto. Non aprirli ancora, eh? Hai fatto? Non ancora. Adesso? Ci siamo, ora puoi aprirli. Buono.
Va tutto bene. Puoi avvicinarti. Ciao, piccolino. E lui come si chiama? Dimmelo tu. Pocket. Lo chiameremo Pocket. Allora, devi sapere che Pocket ha un'ala ferita. Ma presto tornerà a casa. Non avrà una casa ancora per molto, nonno. Beh, è la seconda parte della sorpresa. Tieni un attimo con me. Come sappiamo, Giotto non se la cava bene nella fattoria, ma a quanto sembra, tutto quello che gli manca per proteggere le galline riesce a tirarlo fuori per proteggere i nostri pinguini. Nonno, sei un genio! Beh, al momento è solo una teoria. E qui entri in gioco tu. Ho bisogno del tuo aiuto. Prima di mandare Giotto sull'isola, noi dobbiamo fargli dei test per sapere se è in grado di farlo. Non credi che portarlo sull'isola sia piuttosto rischioso? Sì. Ma sai, per me chi non risica non rosica. Ascoltami, non una parola con mamma, ne sta già passando tante. Sai, diceva che tu non potevi aiutarci. E adesso al lavoro. Agli ordini! Abbiamo molto da fare, perciò ho ideato un piano. Predatori, dobbiamo essere certi che Giotto non provi pietà per il nemico. Prede, dobbiamo essere certi che proteggerà tutti i pinguini. Presidio, dobbiamo essere certi che un cane da compagnia sappia camminare sulle rocce. Bene, quindi predatori, prede, presidio. Mi piace. Se supera il test, lo porteremo di nascosto su Middle Island, il che vuol dire che dovremo farlo senza che mamma se ne accorga. Mi fai un po' paura con quel bastone in mano. Siamo ancora in fase di sviluppo del concept. Sviluppo di che? Dove le hai imparate queste cose? Bradley, lui parla tanto. Se funzionerà, oltre che stupire la mamma, faremo cambiare idea al consiglio e Giotto sarà un eroe. È stato allevato dagli italiani per proteggere gli imperatori. Magari l'opera lo farà partire in quarta. Ah, una volpe! Attacca, vai! Sì, sì! No, no! Prendila, prendila! Qui l'uovo di gallina e qui l'uovo di pinguino. Hai capito? È facile. Adesso trova l'uovo di pinguino. È una pallina da tennis. Vai là. Questo è un uovo. Da quella parte. No, non devi abbracciarmi. Che schifo. Se ha l'odore della volpe, lo attaccherà. No, basta così. Mi arrendo. È stato così bravo con Pocket. Che c'è di diverso? E vai, ho capito! Ho capito, ho capito! Se si tratta di un pinguino vero, sa come comportarsi. Sì. Pensano di spostarli su un'altra isola perché siamo arrivati a 17 pinguini, ragazzi. Ma questa è casa loro, ritorneranno qui. Lo so, ma siamo un po' a corto di idee, quindi facciamo un ultimo tentativo. Zoe, servono più trappole per volpi e del veleno. Contiamoli ogni mattina. Jack, dovrai restare qui ogni notte. Ogni notte? Sì. Sì.
A non preoccuparti, ci penserò io. Grazie per... Oh, questo cambierà tutto, non è vero? Mi dispiace, mamma. Chi è a favore del tour di apicoltura? Chi è contrario? No! Mozione negata. Mi dispiace, Louise. Magari se avessi avuto meno punture, sai. Sindaco, sa, sono sotto pressione per via del progetto. Nonostante il Borgo Marinaro, io trovo che questa comunità non partecipi assolutamente all'iniziativa turistica. In realtà partecipano perché vivono qui. Ascolti di più e parli di meno. Avanti il prossimo. Rich dell'Osservatorio Balene. Buonasera, membri del consiglio. Ci siamo. Questa comunità ha un'incredibile opportunità che non sfrutta. Ogni giorno avvistiamo le balene franche australi e le lasciamo alla deriva. Non credo che la pensino come lei. Non puoi venire qui e ripetere le stesse cose ad ogni incontro. Quelle meravigliose creature meritano una struttura seria. Mi scusi, ma la interrompo subito. La prima cosa che ho visitato appena sono arrivato in città è stato l'osservatorio balene e non è all'altezza. I migliori terreni che sono lungo la costa appartengono ad agricoltori che non vendono o sono protetti dal governo. Sì, la situazione è questa al momento. Ma che ne dite se in un futuro molto prossimo trovassimo un posto per il nostro centro? Col negozio di souvenir faremo soldi a palate. Basta così, giudice, mettiamolo. Mi scusi, sindaco, solo un momento. Quindi avete trovato un posto adatto per l'osservatorio balene? Con uno stratagemma. Già, davvero? Mi sembra strano che io non l'abbia trovato. Sono un grande amante degli stratagemmi. Dunque, signore e signori, il nostro Borgo Marinaro riaprirà presto, statene certi. Ma questo è... questo è il passaggio successivo nei progetti per la vostra città. Sì. Volete i soldi dei turisti, vero? Volete un lavoro sostenibile? Certo. Volete una soluzione che rispetti la fama di luogo di mare? Continui, signor Slater. Fondiamo l'OBV, Osservatorio Balene Warrnambool. Sì, mi piace, lo sentite che suona bene? Lo sentite? È innovativo, è il momento di farlo. Rich, tu hai le idee molto chiare. Ci sarà il Borgo Marinaro a ricordarci il passato e poi il nuovo centro per sognare il futuro. Ha ragione. Chi di voi è a favore? Sì! Mozione approvata. Aspettate, non sappiamo dove si trova questo posto. Certo che lo sappiamo. Middle Island. Ma come facevate a saperlo? L'ho già detto, ripetono le stesse cose ad ogni incontro. È l'ora della verità. Dormiremo sull'isola con Giotto e se tutto andrà bene lo lasceremo da solo. Lo lasciamo lì dopo il tramonto e lo riprendiamo all'alba. Prima dovrò fare una chiacchierata con Jack, non possiamo permettere che interferisca. Credo di sapere come fare con mamma. Grandioso. Non prepari mai la cena. Ti piace così tanto? Non possiamo fare l'annuncio ora. Ho bisogno di tempo per sistemare alcune cose. Sì, sì, certo. Sono a conoscenza di cosa c'è in gioco. No, nessun ripensamento. No, signore. Vedrà che porterò a termine questo lavoro. Ok? E potremo fare l'annuncio alla prossima inaugurazione. Che cosa ne dice? Pronto? Ciao! Ciao! Parliamo? Ho messo le scarpe. Ho visto, non sapevo sentirtelo. Ti stanno veramente bene. Sì, grazie, sono belle. Mi mancano le mie mattinate con Giotto. Ho chiesto a mamma di farmi dormire da nonno, così posso vederlo, ma dopo tutto quello che è successo ha detto di no. Ma se tu la portassi fuori città questo weekend, da qualche parte dovrei dormire. Ragazzi, la cena è pronta! Oh no! Farà schifo. Scusate! La prossima volta chiamiamo il takeaway. Ok, buonanotte. Raccontami la storia. Per favore. Come la raccontava la nonna?
Alcune persone li chiamano i pinguini minori. Ma pinguini fatati è il nome che preferiscono. Sono piccoli e veloci. Spariscono in un batter d'occhio. E ogni volta che li vedi, ti fanno sorridere con i loro poteri magici. Se ti svegli abbastanza presto, puoi vederli scendere giù dalle rocce, in fila verso l'acqua, per andare a pescare. Anche se le loro avventure marine li portano molto lontano, non dimenticano mai dov'è casa loro, perché dipendono l'uno dall'altro. È carino da parte sua prendersi cura di Olivia, lo apprezziamo molto. Ah, non preoccuparti, mi farà bene stare un po' da soli. Promesso? Sì. D'accordo, dai retta a nonno, va bene? A dire il vero, papà? Sì. Dai retta a Olivia. Certo. Ti voglio bene. Anch'io, mamma. Ciao. Ti voglio bene. A presto. Ciao. Divertitevi. Ciao. Per quanto dobbiamo ancora salutare? Ancora un po', è tutto pronto? Sì, non manca niente. Bene. Dobbiamo continuare? Dovrebbe bastare. Buonasera, Jack. Swampy, che ci fai qui? Vedrai delle cose strane da queste parti, cose che ho bisogno che tu non veda. Tu non sei mai stato qui. Esattamente. Che mi dici di Emily? Ora siamo arrivati a 15 pinguini. È proprio per Emily che sto facendo tutto questo. Penserò a cacciare le volpi. Bravo! Risposta esatta, Jack. Risposta esatta. Andiamo, Olivia. Monta su. In marcia! Prossima fermata, Heather Island! Forza tesoro! Non c'è tempo da perdere. Abbiamo solo una settimana prima della conta dei pinguini. Giotto non vede l'ora. Dammi la mano. Sembri un cane maremmano. E poi abbai come un cane maremmano. Voglio che mi dimostri che da qualche parte, in quella tua folle testolina, tu sappia di essere un vero maremmano. Andiamo a salvare qualche pinguino? Perfetto. A dire il vero, dovresti farlo tu. Una minorenne non la resterebbero. Chi non risica, non rosica. Esatto. Tutto a posto? Sì. Così, Giotto. Annusa bene l'odore dei pinguini. I tuoi amici tra poco saranno qui. Ehi, eccoli che arrivano. Che bello. Oh. Pocket, va a salutare i tuoi amici. E adesso vediamo come se la cava Giotto. Avrebbe detto. Funziona veramente.
nonna è fiera di noi. Come fai a dirlo? Sai, quando c'è vento, ci manda dei baci. E quando il sole sta sorgendo dall'acqua, lei ci sorride, ci guarda da lassù. Lei è in tutte le stelle del cielo e ci protegge sempre. Che te le dice questa cosa? Le dice la mamma. Lei me lo ripete ogni volta. Si vede tutto il mondo da quassù. Penserai che sono una vera provinciale. Scusa. Niente affatto. Se hai davvero voglia di vedere il mondo, magari possiamo cominciare da New York. Sì, magari. 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 Sì, magari. Lo prenderò come un sì. Gatto, sta lontano da me. Lasciami. Sveglia, bella addormentato. Dobbiamo andarcene dall'isola prima che arrivi Zoe. Sì, d'accordo, dammi solamente un minuto. Lo sai che se Giotto se la dovesse cavare, finalmente dormiremo, yuppi dubidù. Non una parola con la mamma. Eh? Promesso? Ciao! Ciao, mamma! Oh, mi sei mancata tanto. Tu e nonno non avete creato problemi, vero? Problemi? Noi? Certo che no! Il viaggio com'è andato? Bene. Quasi, quasi, non vedo l'ora di ripartire. Ah, questo è un regalo per te, per le tue avventure. Puoi scattarci delle foto, oppure fare delle riprese. Forte, grazie. Mi sei mancato, palla di pelo. Ciao. Grazie per aver badato a lei e per esserci sempre per noi. Questo che cos'è? Ti serve per mettere a fuoco quello che stai inquadrando. Ah, ho capito. È bella, mi piace molto. Vorrei poter fare ancora di più. Buonasera, Pocket. Si torna a casa. Guarda un po' chi c'è. Ti ha messo gli occhi addosso. Ci credo, sei splendido e la tua ala è guarita. Attento, si sta avvicinando. Fatti avanti. Vai lì e salutala. Hai lo smoking e chiedile di ballare. Sa che non sei un gran ballerino. Sai cantare? Così va meglio. Sembra che vadano d'accordo. Anche troppo d'accordo. Aspetta un attimo, che fai? Devi invitarla ad entrare. Così va meglio. Perfetto. Ah, bel lavoro. Bene, Giotto. Fai il tuo dovere, d'accordo? Ci vediamo domani. Ah, stai lì. Stai lì. Seduto. Torno presto. Te la caverai. Ah, fermo. Devi aspettare qui. Ora è questo il tuo lavoro. Rimani lì. Ecco così. Bravo. Accidenti. Va tutto bene. Rimani dove sei.
Allora, Betty, andiamocene a casa. Dove sei, bello? Non funzionerà, vero? Per caso hai litigato con una volpe? Australia. Ce l'abbiamo fatta, a quanto pare. Ci vediamo, Jack. Buona giornata, Swampy. Bene, sono pronta. Quanti sono? Senti, Emily, quando hai conosciuto Bradley, come sapevi che era lui, quello giusto? 15. Non ne abbiamo perso nessuno. No. Non canterei vittoria al posto tuo, è probabile che ci siano dei pinguini che... Non stanno deponendo le uova, quindi... Grazie della risposta. I pinguini sono ancora 15! Forza, metti la cintura. Ballo del parabrezza ora. Sì. Ehi. Ciao. Dovremmo venire qui più spesso. Ultimamente passiamo molto tempo con Bradley. Vai d'accordo con lui? Non è poi così orribile. Non ci sono stati più attacchi da parte delle volpi. Già. Ma non ci sperare troppo, capito? Potrebbe essere solo un caso. Oh no, non è un caso. Andrà tutto benissimo, vedrai. Forse. Devo pensare a che cosa fare se la colonia dovesse chiudere. Comincio a guardarmi un po' intorno. Non devi arrenderti. È il periodo dell'accoppiamento. Non mi sto arrendendo. Cerco di avere una mentalità aperta. Sai, tesoro, se i progetti di Bradley dovessero andare bene, allora potrebbero aprirsi delle opportunità per lui. E di conseguenza ci sarebbero anche per noi due. Quindi questo vuol dire che pensi di andare via? Diciamo che è una possibilità. Ma chi ne sarà dei pinguini? E il nonno? A volte devi fidarti e credere che tua madre sa cose che tu non puoi sapere. E se fossi io a sapere cose che tu non puoi sapere? Sarebbe? Di che cosa parli? Olivia, di che si tratta? E così Giotto protegge i pinguini?
È sull'isola adesso? Mi dispiace. Già. Fammi vedere. Se dovessero scoprirlo, per Giotto sarebbe la fine. Ce la siamo cavata a malapena l'ultima volta. Ah, lo so. E potrebbe essere tutto inutile, comunque. Già. Perché proprio adesso? Beh, perché sono solo dei piccoli pinguini. Li dovevo aiutare. Tutto qui? Beh, sì. E poi... quando la tua famiglia è in difficoltà, credo che si debba dare una mano, no? D'accordo. Nessuna rivalsa con i membri del consiglio, è chiaro? Lascia che me ne occupi io. Dunque, prima di tutto ci serve l'aiuto di Bradley. Bradley? No, possiamo farcela senza di lui. Forse per me non gli affiderei papà, neppure... ascoltami, no. Che c'è? Lei è dei nostri. Cosa? È dei nostri? Sei dei nostri? Bene. Cioè, è grandioso. Papà. Che c'è? A modo mio. D'accordo, tesoro. Certo. Come vuoi. A modo tuo. Giotto sull'isola. A me sembra impossibile. Lo so, voglio dire... è incredibile, però funziona. Il numero dei pinguini è finalmente stabile ed è il periodo dell'accoppiamento, quindi Giotto non deve far altro che continuare così. Fantastico! Magari tu, che sei molto esperto di turismo, potresti aiutarci a convincere il giudice. Emily, ciao! Oh, Jack! Ciao! Jack! Scusami, non c'era nessuno con cui cambiare il turno, ma comunque tornerò sull'isola appena avrò finito qui. Ok, sai... sei così diverso. Jack. Ciao. Bradley Slater, portaci una bottiglia di Shiraz, grazie. Subito. Vado. Sì. Sei stato un po' scontroso. Mi dispiace, ma c'è una cosa che devo dirti. D'accordo. So bene quanto tieni i pinguini. Però il consiglio è a favore dell'osservatorio Barene Warrnambool. A Middle Island. Tutti quanti hanno capito che ormai l'isola sta diventando disabitata. Cosa? In tutto questo tempo non hai mai pensato di dirmelo? Aspettavo solo che la decisione fosse definitiva. Definitiva? Definitiva. È ora di finirla, ho sentito abbastanza. Nonno, no! Non dovevamo fermo, fidarci. Non puoi entrare, ci scoprirà! Fermo! La colonia sta andando a rotoli da un po'. Verrà sostituita da qualcosa che le renderà onore. Devi pensare anche al nostro futuro. Adesso basta così! Cos'è questa storia di un osservatorio di balene a Middle Island? Papà! Signor Marsh... ascoltami, buffone! Middle Island è la casa di quei pinguini ed è lì che devono restare! Cosa? Cos'è questo? È un walkie-talkie. Non importa niente dei pinguini, sta usando te, Olivia, solo perché vuole arricchirsi. Mi sono stufata, ne ho abbastanza di voi. Prenderemo un taxi. Andiamo. Se provassi davvero qualcosa per lei... Signor Marsh, io tengo davvero molto a sua figlia. Allora aiutaci a dimostrare che è un buon cane. Se Giotto si dimostrasse veramente un bravo cane... Jack... non si farebbe più l'osservatorio delle balene e io rimarrei disoccupato. Vorrei sedersi, per favore. Scusa. Thank you.
Questa sua geniale trovata su Giotto funziona davvero? Come la marmellata sul pane. Emily è venuta a parlarmi di Giotto. La gente del posto si aspetta che il consiglio faccia un vero miracolo che porti lavoro e denaro. Potrebbe essere la fine della mia carriera da sindaco, ma i pinguini significano davvero molto per me. L'unica cosa che il giudice Burns ama più della sua bici è la legge. Quando gli avrò spiegato che il progetto dell'osservatorio balene rischia di essere approvato prima ancora che la colonia sia legalmente disponibile, porterà lui stesso Giotto su quell'isola per fare la cosa giusta. Gliel'hanno mai detto che lei è un genio? Non sono sindaco per caso. Porteremo Giotto sull'isola. Ma stia attento. Quando saranno costretti a sospendere il progetto, il nostro indice di gradimento calerà vertiginosamente. Oh, non c'è problema. Io a quello ci sono abituato. Di solito non piaccio mai a nessuno. No, a me piace. Questo è un gravissimo inconveniente. Molto, molto grave. Ora non dia la colpa a me. È stato lei a convincermi a dare un'altra possibilità a quel cane. I miei capi dicono che sono un voltagabbana. Prima i pinguini e poi le balene, e poi le balene e di nuovo i pinguini. Sa, detto tra lei e me, non mi va mai in porto un progetto. Ormai da anni. Spero di essere più fortunato stavolta. Non è assolutamente un mio problema. Ora se ne vada. D'accordo. Odio quel cane. Giotto! Olivia! Olivia! Ne sono rimasti 9, siamo sotto i 10 e non troviamo Giotto. Vedrai che lo troveremo. E troveremo una soluzione. Possiamo ancora farcela, tesoro. Non ha più importanza ormai, ci trasferiamo a New York. Tesoro, vai ad aiutare Jack e Zoe, ti va? Allora ve ne andate. Perché dovrei rimanere qui? Perché stava andando alla grande. Dai, Giotto non se ne sarebbe mai andato così. Smettila. Spero che Giotto stia bene. Per quanto mi riguarda, qui ho chiuso. Quindi ti arrendi così, senza neanche provarci. Che stai dicendo? Per te non contano niente i sacrifici che ho dovuto fare. Sì, certo. Però non ti ho chiesto io di farli. No, ti sei solo chiuso in te stesso, lasciando che i progetti di mamma andassero a rotoli. Emily, io non ho perso solo una moglie. Anche la mia migliore amica. Oh, già, ma io ho perso mia madre. Sai,
Per me, la sola cosa che potessi fare era continuare il suo lavoro. È stata una mia scelta. È vero, non ho rimorsi, ma ormai sono passati 11 anni. Papà e i pinguini sono morti. Amavo fare questo lavoro. Mi sentivo realizzata. Non sono mai andata all'università, non ho mai girato il mondo, ma farei di tutto perché Olivia possa farlo. Ciao, tesoro. Ormai è da un po', da un bel po' che non parlo più con te. Ti vorrei soltanto dire che... Insomma, ho bisogno di dirti che... Che mi dispiace. Quando sei morta io avrei dovuto occuparmi di quest'isola, della nostra famiglia. Ah, mi manchi tanto. Voi che ci fate qui? Una freccia tremolante. Devo parlarne subito con Jack. Pocket. Tornerò presto. Grazie tesoro, tu mi hai sempre aiutato. Adesso tocca a me. Giotto!
fermati, accosta! Dove eri finito? L'ho trovato in un canale, alla fine di Baringa Road. E che ci facevi lì? D'accordo. Quant'è la multa? No, ordine del giudice. Stavolta è finita. Te lo consegno a mano, così risparmio sulla spedizione. Oh no, per favore. Mia nipote adora questo cane. Ehi, non vorrai mica prendertela con me. Io sto facendo il mio lavoro. Non sono un tipo strano. Non sono mica matto io. Me lo ridai il mio cane oppure no? Oh, posso concedervi un minuto? Pensavo che saresti finito qui dentro. Mi dispiace tanto. Ma cosa c'è? Tu non ti preoccupare. Ti tirerò fuori da qui, d'accordo? Andiamo, bello! Recupera le forze che ti serviranno. Ciao, Swampy. Ho trovato questa sull'isola e Giotto ha una ferita che combacia. È una delle mie. Già, è per questo che sono qui. Mi stai prendendo in giro. Io recupero tutte le mie frecce. Emily vuole che rispetti il budget, è chiaro? No. 1, 2, 3, 4, 5. Mi mancano un fucile e due gabbie. Capisco il fucile, ma perché hanno preso le gabbie? Lo fanno per le balene. Bene, è ora di far capire a quel buffone chi è che comanda. Aspetta, Swampy. Non credo sia una buona idea accusare Bradley di essere un assassino di pinguini. Dici? Già. Sii discreto. Discreto? Pensa a cose positive. Cose positive? Sì. Buone notizie. Ho trovato Giotto. Oh. Posso dirlo a Olivia? Certo, vai pure. C'è Bradley? No, ma aspetta, cosa... Papà, no... Che sta succedendo? Te lo dico io cosa succede. Ho trovato la cartuccia di una freccia sull'isola. Giotto ha una ferita che combacia sulla schiena e qualcuno ha rubato un fucile a tranquillanti a Jack. Ho le prove. Guarda qui. Quindi, secondo voi, chi sarebbe stato? Ancora non ci sei arrivata. Emily, chi ci guadagna di più dalla morte dei pinguini? Chi vuole costruire l'osservatorio delle balene a Middle Island? E chi sa che la conta finale dei pinguini è domani? Questo è forte, eh? Grazie. Scusatemi, che cosa vi aspettate che faccia? Bradley non farebbe mai... Oh, non pensare solo a lui. Qualcuno ha ferito Giotto e i pinguini deliberatamente. E chiunque sia tornerà stanotte per finire l'opera. Emily. Senti. Mi dispiace se ti ho delusa in passato. Ti prometto che mi farò perdonare. Dammi la possibilità di farlo. Giotto sta bene. Sta benissimo, piccola mia. Io e Jack ora lo riportiamo sull'isola. Sai, dovremmo festeggiare. Perché oggi sull'isola ho visto il nostro piccolo amico Pocket insieme alla sua dolce fidanzatina. Li hai visti di giorno? Ma questo vuol dire uova. Uova? Vuol dire uova. Papà, per il consiglio le uova contano come pinguini. Esattamente. E allora,
Qual è il piano? Guarda, una finestra aperta. Sì, andiamo a vedere. È bloccata. Nonno, che c'è? Non ce la fai a passare da lì. Devi far entrare me. No, 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 no. Io non ti lascio entrare da sola. Se entro ti posso aprire la porta. Me la caverò. No, no. Me la caverò. D'accordo. Okay. Stai dritta, braccia in avanti. Lo so, lo so. Bisogna ammetterlo, piccola. Oggi non riceverò il premio come miglior nonno dell'anno. Attento il piede. Olivia, fa attenzione. D'accordo. Torno subito. Non sono sicuro che sia stata una buona idea. Tieni. No, 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 no. Io non voglio usare un fucile. Sono solo delle frecce. Ok. Voglio che tu sappia che ti sono davvero grata. D'accordo. Oh! Oh! Oh mio Dio, mi dispiace, mi è partita per sbaglio. Stai bene? No, 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 tranquilla, tranquilla. Non è una dose potente. Serve solo a stendere un piccolo animale. Jack. Jack, va tutto bene? Tutti agiti troppo. Perché? Oh, no, 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 no. Stiamo volando. Jack, mi senti? Dovremmo volare sull'isola. Jack! Olivia! Andrò all'inferno, lo so. Ascolta, io so una cosa che tu non sai. Andiamo, Jack, dammi una mano. Io so una cosa che tu non sai. Sei così carina. Grazie, metti le gambe dentro. Non ci voleva. Che belle luci!
Jack, devi fare il bravo. Jack, sta zitto. No, tu sta zitto. No, ma sono che mi hai zittito. Fare... No. Zitta tu. Oh, gosh, è arrivato gosh. Jack, metti giù quel piede, per favore. Peso, sai. Stai composto, dobbiamo fare in modo... Oh, mammina, sarò composto. Smettila. Smettila. Salve. Buonasera, Emily. Amico mio. Purtroppo sei sulla lista nera di quelli che corrono troppo. Credo che dovresti scendere dall'auto. Anch'io penso che dovrebbe. Dobbiamo sbrigarci. Sta arrivando l'alta marea. E allora, nonno, cosa stiamo aspettando? Che sta succedendo? Oh, Jack, va tutto bene? Sì, non sono mai stato Cosa gli è successo? Emily mi ha sparato un tranquillante. Gli hai sparato un tranquillante? Non l'ho fatto apposta. Ah, beh, questo cambia tutto. Guardate laggiù. No, è stato un incidente, papà. Rompere un uovo è un incidente. Questa è una cosa grave. Guardate laggiù! Cosa? Guardate! Olivia! Aspettaci, Olivia! Esci dall'acqua! Olivia! Stiamo arrivando! Scendi dal tetto della macchina! No, tu scendi dal tetto della macchina! Ti ho detto di scendere! Scendi prima tu! Io sono già! Ma siete tutti impazziti! Qualcuno cerca di uccidere i pinguini! Ora punta le luci su di loro! Svegliati, Jack! Olivia, resta dove sei! Aspettaci, Olivia! E ho un uomo in piedi sul tetto di una macchina in forte stato di ebbrezza. Belle chiappe, sergente Ghosh. Ho bisogno di rinforzi. Non peggiorare la situazione. No, ma fammi il piacere. È soltanto colpa tua se adesso mi trovo qui. Cosa? Questi maledetti pinguini erano spazzati. Dovevamo solo... No! Stappare lo champagne e guardare le balene. Oh, no! Zoe! Emily! Olivia, aspetta, no! Ancora non l'hai capito, Emily. È tipico di te. Da quant'è che mi conosci? Ancora non hai capito che Rich è il mio fidanzato. Rich, l'osservatore di balene. Sì, che c'è di strano? Niente, però siete una coppia un po' particolare. Zoe, per favore, devi usare quell'uovo. Ti prego. Ok, lo faccio. No! Lasciami! Olivia, aspetta! Dobbiamo prendere l'uovo! Olivia, vieni qui! Hai male! Lasciatemi stare! Olivia, ti fai male! Fermo! Lasciatemi stare! No! Zoe! Non riuscirete a prenderlo! Dietro la schiena. Non ho fatto niente. Quell'uovo ormai è spacciato. È finita per voi. Ehi, un attimo. Ma dov'è Giotto? Giotto! No, Giotto! Attento! Attento! Fai piano, bello.
piano, Giotto. Bravo! Oh no! Vai! Ce la fa, ce la fa! Sì, così. Piano, piano. Continua così. Attenzione. Così. Con calma. Non mangiarlo, Giotto. Oh? Con delicatezza. Bravo. Piano, piano. Sì, così. Sì. Bravo. Ce l'hai fatta. Bravo, Giotto. Vai così. Attenzio, piano. Vai con calma, Giotto. Piano, piano, bello. Fai attenzione. Piano, piano. Bravissimo. Così si fa. Bravo. Forza, vieni qui. Andiamo. Fagli spazio. Vieni. Avanti, Giotto. Dai, dai. Piano, piano. Piano. Bravissimo. Lascialo, lascialo. Dalla Olivia. Ce l'hai fatta. Bravo, voi Giotto. Credete davvero che un solo uomo possa... Jack, queste frecce partono che è una bellezza. Ciao, piccolini. Piano. Ecco qui. Grazie, amore mio. Non ti agitare, fai attenzione alla testa. Che fatica. Non devi leccare il mio finestrino. Non farlo. No. Ciao. Va tutto bene? Sì. Sono solo bagnata e infreddolita, ma sto bene. Ascolta, Bradley. A proposito di New York, io non posso venire. È questa casa mia. Sì, l'avevo capito. Sul serio? Sì. Questo posto è perfetto per te, ma non per me. Quindi ho deciso di lasciare il lavoro. Ah, oh, però... Sì. Mi manca casa mia. Sono via da tanto. Prenditi cura di quei pinguini. Certo, lo farò. Ho appena finito la conta ufficiale dei pinguini. Ufficialmente, la popolazione dei pinguini di Middle Island è composta da 9 pinguini. E in più un uovo! E in più un uovo! Ah, direi che è una bella notizia! 10! La colonia dei pinguini resta aperta! Ce l'abbiamo fatta! Bel lavoro. Dovrei andare da... Sì, lo so. Torno subito. Giotto, vieni qui. Sei stato bravo. Hai fatto un ottimo lavoro. Ehi, Giotto. Sei stato grande. Sono fiera di te. No. È merito di tutti. Io sono fiero di questo. Oh! Grazie.
Giotto? Vieni qui, bello. Dai, vieni. Forza, salta su. Così. Sei bravo.